Zero Lando, i servizi a cura di Radio 00, visibili sulla pagina ufficiale di YouTube e in radio la domenica mattina. In questo numero, come stiamo ormai facendo da giorni, vi parliamo dell'ondata di gelo che ha messo in ginocchio regioni, province, città del centro-sud. Perturbazione che, secondo gli esperti, si sta spostando verso le zone del settentrione d'Italia. Daremo risalto alla regione in cui è presente la radio e qualche segnalazione che è giunta dai collaboratori delle altre zone colpite. Molte strade sono state chiuse al traffico per via dell'enorme ghiaccio che si era creato, strade che parzialmente ora sembrano tornate a una piccola e normale viabilità. La strada Maglie-Lecce è aperta al traffico in ambo le direzioni, come anche la Maglie-Otranto. Stessa cosa segnaliamo per la Lecce-Gallipoli e anche per la maggior parte delle arterie locali. Si segnala la presenza di una grande lastra di ghiaccio sul ponte che da Giurdignano va a Palmariggi, sulla strada denominata Maglie-Otranto. Ci giungono altre segnalazioni di redazione. In Puglia, il comune di Giurdignano ordina la chiusura delle scuole anche per il 10 gennaio, e la messa non in circolazione dei veicoli per le prossime 24 ore. A Maglie si registra la prima vittima di questo momento di gelo. Si tratta di un signore di 69 anni che è caduto a terra mentre camminava e ha sbattuto violentemente il capo. Stamattina era stata chiusa al traffico la strada che collega Otranto a Martano. In provincia di Bari continua a nevicare e per qualche ora, sia nella giornata di ieri che quella attuale, il gruppo Norba non era visibile in molte zone del territorio del Salento e Basso Salento. Su questo ci sono giunte delle segnalazioni. In Calabria si registrano spruzzate di neve, ma temperature da record in base alla media del periodo dell'anno. A Cosenza si è registrato il record assoluto, mai capitato prima. La lancetta di mercurio è scesa a meno 8,5 gradi, creando non pochi disagi e si teme per le persone senza fissa dimora, per gli anziani che abitano senza nessuno che li assista. A Vibo Valentia la temperatura è scesa fino a meno 7 gradi centigradi, causando nella città di Vito Capialbi la rottura delle tubature dell'acqua, causando molte richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco del territorio. In Puglia è stato chiesto la presenza dei militari. In Basilicata il gelo pare abbia dato una tregua dopo giorni di assoluto disagio. Un operatore di una TV locale è stato sommerso dalla neve mentre era in diretta. Ci sono state nel Potentino molte zone isolate, senza acqua e senza luce, e la viabilità in tilt per almeno 26 ore. La strada, la Basentana, che attraversa Basilicata e Campania, è ancora in queste ore chiusa. Il Molise è colpito in queste ore dalla mina vagante del gelo che sino a mercoledì non lascerà il centro-sud. Insomma, l'Italia è a pezzi e dalle immagini, anche i media nazionali ci consegnano, si vede una nazione completa in preda al gelo. Le immagini che più ci hanno colpito sono state la Fontana di Trevi a Roma, completamente ghiacciata, e la Laguna di Venezia. Questo evidenzia che in che stato di emergenza siamo. Speriamo che il ciclone passi in fretta.